Ah, finalmente, stasera mo ricominciamo con Coso Wolf e se ne so, finiamo. Cioè, spero di finirlo perché va a restare comunque a un buon punto. Aspetta un attimo che sta via il gioco. Ok. Facciamo riprendi. Tanto abbiamo capito che V-Sync non si può attivare in nessuna maniera. Quindi ce lo teniamo così a 60 Hz. 75 ci arriva solo nelle fasi di caricamento. Non so il perché. Ehi, hey Blasco, vedi quel vagone marchiato numero 6 appeso oltre il bordo come la testa di un cavallo col collo spezzato? C'è scritto London Nautica. Il ricercatore capo di Dead Z dovrebbe essere all'interno. Ti lascerò nel punto sicuro più vicino. Raggiungi quel vagone del Nautica, ok? Forza, Blasco, datti da fare! Oh, attenzione, Torpara, di qui in 50 attivo, metri. Blasco. Dirigiti verso il vagone del Nautica in bilico. Io cercherò un punto sicuro per lasciarti lì vicino. William, secondo il protocollo, il ricercatore capo di Dead Z indosserà un'uniforme bianca. Bene, Blazkowicz. Cerca il nazista con l'uniforme bianca e ruba i suoi documenti identificativi. Sono il tuo biglietto per la base lunare. Lo troverai in una delle carrozze. Di morte. Diamine, grazie, mi dice, ne sono in quantità. Vediamo se l'assalto lancia razzi, bene. Adesso dobbiamo andare questa parte qua. Sì, bastardo. Ma qua non si può salire. Che cazzo faccio a prendere qualcosa che sta lassù? Stupido di morire. No, a tutti i torti. Tu spara quei nazisti, Blasco. Dirigiti verso il vagone del Nautica in bilico. Io cercherò un punto sicuro per lasciarti lì vicino. William, secondo il protocollo, il ricercatore capo di Dead Z indosserà un'uniforme bianca. Bene, Blazkowicz. Cerca il nazista con l'uniforme bianca e ruba i suoi documenti identificativi. Sono il tuo biglietto per la base lunare. Lo troverai in una delle carrozze. Tutti i paletterni per l'aria, insomma.
Il Gesù Cristo la carta che su bastardo. Vabbè, lasciamo stare là. Non abusiamone perché sennò ci potrebbe tornare utile. Cazzo, c'ha questa auto da salvatore. Sei perso laggiù, Blasco? Non vedi il vagone del Nautica? Guarda in alto e segui la direzione generica della forza avvolgente. Dovrebbe guidarti verso il bersaglio, più o meno. Se stanno qua dentro, invece dove c'è? Questo. Si capisce un cazzo però mi sa. Cagnaccio vado al massimo. Tanto il gradassi, ah. Invece che c'è qualche cosa, non un po'. A più salto di 10 centimetri. Sei colpi, adesso sono scendere giù, 10 uscita chissà dove non si sa, 20 salvo ci stanno davanti. Ah, oh, Gesù bambino. Adesso ci arriviamo là in fondo. C'è qualche cosa. Eccolo, il vagone del London Nautica.
Al suo interno, il ricercatore capo di Dead Zed che deve andare sulla Luna. Beh, sto venendo a prenderti, fottuto nazista spaziale. Robo. Utenti, collezionabili, lettere. Allora, il laser è stato potenziato in luce strobo. Sparando con l'arma in modulo strobo emette un lampo di luce accecante che disorienta. Questa cosa abbastanza un po' più difficile, invece niente. Fottuti rottami, fumo e nazisti ovunque. C'è mancato poco che mi colpissero. Questa esplosione mica fa male per gli altri. Munizioni qua, niente. Sai che è nascosto qua dietro. Ma c'è pure la maschera questa. Guarda,
vicino al vagone del Nautica. Attraversa l'interno del posto di blocco ed esci dal passaggio sotto il ponte. Ti recupererò lì. Se possiamo ricaricarla forse. Si apre altrove. C'è il gatto che fa dispetti. Non solo. Ho buttato il mio fucile preferito. Mi pare che da questa parte non ci devo andare. Arroganti con più spocchia che Ponset. Alcuni erano proprio pazzi. Bravi a parole, ma poi si perdevano nei fatti. È questo che mi piace di te, Blasco. Sei lo zuccone più pazzo di tutti. E riesci sempre a dimostrare quello che dici. Sei nato per uccidere i nazisti, lo sai. D'accordo, Blasco. Al lavoro. Scendi. Che palle. Sai, ne ho visti di zuccone in vita mia. Ragazzini arroganti con più spocchia che Ponset. Alcuni erano proprio pazzi. Bravi a parole, ma poi si perdevano nei fatti.
È questa che mi piace di te, Blasco. Sei lo zoccone più pazzo di tutti. E riesci sempre a dimostrare quello che dici. Sei nato per uccidere i nazisti, lo sai. D'accordo, Blasco. Al lavoro, scendi. E ho ottenuto i suoi documenti di identità. Cerca un vecchiaccio in uniforme bianca all'interno del vagone. Mannaggia miseria. Beh, noi siamo atterrati, giusto? Giusto. I documenti. E adesso? Dobbiamo fare in fretta. Lo shuttle lunare parte stanotte dal London Nautica. Avrai bisogno di equipaggiamento, ma dovrai imbarcarlo come bagaglio. Non puoi portarlo in cabina. Tieni un basso profilo. Dovrai raderti e tagliarti i capelli. E di certo ti serve un po' di sonno. Recupera il tuo equipaggiamento dall'area bagagli una volta arrivato sulla base lunare. Fatto ciò, dovrai cercare quei codici di decrittazione. Dovrebbe fare passeggiare sulla luna, tecnicamente. Basta dove ci sono solo militari. Ma non capisco perché si blocca, cioè. Non capisco perché faccia così ogni tanto, cioè.
Bella roba. Caroline, Anya, mi ricevete? Blazkowicz, rispondi, Blazkowicz. Seth, puoi aumentare il segnale. Blazkowicz, mi senti? Com'è la situazione? Beh, sono sulla fottuta luna. La sua boccaccia. La ripulirò con il sapone. Ora, Blazkowicz, l'obiettivo è rubare i codici di decrittazione situati nel modulo di comando. Per raggiungere il modulo di comando dovrai procurarti una tuta spaziale e recarti lì a piedi, attraverso la superficie lunare. Tutto chiaro. Credo in te, William. Ok, dobbiamo andare... Tengo le tute spaziali vicino alla decompressione. Per raggiungerle ti conviene passare dagli alloggi dell'equipaggio e proseguire per i laboratori. Ok, vabbè, diciamo che è successo qualcosa, non ho idea. In che maniera bisogna... Indegon, Luz! Quanti faccio 150 vite? Penso questo sia un cerchio, cioè... Una granata, bene. Traliatore lunare questo qua. Non fa bordello immagine, giusto? No, non deve fare bordello. Allora. Potenziamento, appunti. Spaziale, non mi dice che vengono vicini. Ce lo faccio, ok. Voglio dire che da qualche parte, da questa parte, ci deve essere qualche cosa che o si apre o si toglie. Forse qua c'è qualche altra cosa.
sono varianti tanto diverse da quelle della Terra, eh? Cioè, non sono sforzati di fare dei modelli diversi o robe di questo genere qua. C'è sì, c'è sì. Ma c'è, andiamo dall'altra parte. Raccogliamo tutto quello che possiamo prendere. Bella corsetta e basta. Pensamento Tesla. Allora, il laser è stato inserito in un'altra unità Tesla che offre frequenze di raggi QP per bersagli meccanici della traiettoria. Ok. Cambiamo di qua, non si va. Qua, non si va. Non andare a farsi da questa parte qua. Che collega gli alloggi dell'equipaggio ai laboratori. Trova il modo di accedervi, William. Mi sta in un cazzo di forno per la miseria. Thank you.
Monster! Erzähl ihr nicht! C'è un altro tunnel di servizio che collega i laboratori alla decompressione. Riesci a trovarlo? Un tunnel di servizio. Ok, pare che abbiamo trovato qualcosa qua. Cosa mi dice di andare questa parte qua? No, non da questa parte qua. Non da questa parte qua, non da questa parte qua. Ah, ecco, il tunnel di servizio. Qua. Vediamo, tuta spaziale, sto solo per camminare sulla luna, niente di cui agitarsi. Azione. Tecnicamente se lancio il coltello dovrebbe andare a finire dall'altra parte. Di almeno questa la morto.
così ci arriviamo. Si è fatto un po' male. Ricordo questo momento. Lì al campo. Quella donna, la conoscevo. Resistente, volontà ferrea. Tutti quelli della sua famiglia erano morti. La fede la spingeva. Non credo con tale convinzione. Per me in tutto deve esserci il dubbio, altrimenti non c'è spazio per le domande. Per imparare. Questo luogo è il frutto di convinzione indiscussa e feroce. È qui che portano le certezze assolute. Eppure sei credente. Spesso mi chiedo quale razza di Dio permetta una simile sofferenza. E mi chiedo se la mia fede non sia mal riposta. Forse ci mette alla prova. Vedi, Shimshon, se ci sta mettendo alla prova, direi che stiamo proprio fallendo. Dolore. C'è un database di codifica e decrittazione nella stanza della guerra. Trova la stanza, accedi al computer e stampa i codici di decrittazione nucleare. Un ring questo.
comando viene prodotta la nuova generazione di Super Soldaten. Da quel che sappiamo, nell'area dovrebbe esserci un ingresso per la stanza della guerra. Un ingresso per la stanza della guerra. Stiamo cercando questa cazzo di stanza della guerra. Questo è chiuso. Qua non si può passare. Poi ci siamo arrivati. Dobbiamo andare a passare questa volta qua. Di qua. Di qua. Non c'è niente, si passa. Devo trovare qui i codici di decretazione nucleare. Lasciare questa roccia. Stanziamo qua. Computer del 1700, ovviamente. Sto stampando i codici. Ce l'hai fatta, Blazkowicz. William ora riporta il culo sulla terra. Klaus è a Londra. Una volta atterrato, ti riporterà a Berlino. Sono bruciato da vicino. Thank you.
alle Zentrale London Nautica. Der Transporter Nummer 4. Meine Ladung wurde vernichtet. Ich wurde von einem verdammten Terroristen angegriffen und bin gerade mit dem Leben davon gekommen. Verstanden, Transporter 4. Vollständige Einsatznachbesprechung nach Ihrer Ankunft. Verdammt, wer ist im Scherz? Transporter 4, entfernen Sie sich. Transporter 4. Le cose che ho visto in vita mia. Roba da far accapponare la pelle. Da sbiancare i capelli. Ok, capitano Cowboy, ricevuto. Qui è il tuo amico Klaus Kreutz, diretto in macchina verso il London Nautica. Ricevuto. Raggiungi il parcheggio e io sarò pronto per riportarti a casa. Ricevuto. Ho visto moltissime battaglie. Il London Nautica sta aprendo il fuoco. Credo ti stiano puntando. Ho visto tramontare il sole in 5 continenti. Ho visto la polvere sollevarsi dal suolo lunare. Voglio solo rivederti ancora. Luce diurna, aria fresca. Ancora vivo, pare. Al parcheggio del Nautica. Ricevuto. Marco, mi ricevi? Qui Berlino. Farei meglio a muoverti, d'accordo? Il London Monitor è tornato operativo e... Oh, porca puttana! Siamo sotto attacco! Ehi, tu! Barrica quella porta! Da Blasco, ci hanno trovati. Stanno cercando di sfondare la porta. Devo andare. Caroline, vieni con me! È una squadra delitti di Dead Cazzo. Torna a Berlino più presto che puoi. Chiudo! Resisti, Anya. Sto tornando a casa. Ich habe ihn gesehen! Er kommt hier entlang! Sì. Ciao, Cavolo, che dite? Ciao, ciao, allora? Niente, sto qua, siamo arrivati proprio ora a Star Rock. Ah, fatto bene. Stanno facendo, infatti, stanno a fare manovra, non sta a ma c'è dietro, si sente. Vabbè. Dove sta a fare? Sta giocando al computer, poi lo trovo a dormire. Sto giocando con Davide? No, sto da solo. Che Davide non ci sta a sedere.
Tu che fai? Vabbè, a parte stare lì. Vabbè, mo facciamo esce al desktop perché stasera va così. Ciao, termina e continuiamo la prossima volta.